ragazzo molto modernone. Stavo dicendo poco fa che ricordo il suo concerto in un teatro di qualche anno fa, sì. Anche il vestito era un vestito aggiunto. Sì, sì. Ha fatto proprio corpo sul sindaco. No, allora non lo era. Quando l'associazione ha proposto di fare lavoro sulla signora Mannoia, l'abbiamo accolto con un grande, diciamo, entusiasmo, perché in quell'occasione, io parlo, c'era prima l'ex sindaco, lo facemmo allora, dobbiamo continuare a fare ancora questa volta. Soltanto che oggi abbiamo il piacere di voler dare in questa circostanza un omaggio della comunità alla signora Mannoia. Grazie, ora grazie. Spiegherò il perché. Intanto per il suo impegno, oltre per la presenza a Cittanova per la terza volta, nessun artista è stato così costante sulla nostra comunità, che è una comunità poi di 10.000 abitanti, quindi, e questo è uno dei motivi. L'altro per il suo impegno civile e sociale, per quello, per il garbo, come lo fa, per quello che dice, per le sue battaglie, per la sua onestà intellettuale. Grazie. E qui questa sera sono presenti accanto, diciamo, all'amministrazione comunale al completo, l'associazione Piana Libera, che è l'associazione che rappresenta le vittime innocenti, i familiari delle vittime innocenti di mafia, che insieme al comune ora faranno questo omaggio. E poi perché noi abbiamo costruito, cioè vogliamo costruire l'immagine di questo paese, un paese del profondo sud, una cittadina del profondo sud, proprio sul garbo e sulla gentilezza. E lei mi sembra l'espressione massima. Grazie, di questo concetto, per cui la ringrazio. E l'ultima cosa, poi sarà una cosa un po' più intima che abbiamo voluto fare, che poi qui presente c'è una famiglia, la famiglia Kindano, e poi se lei lo concederà un attimo di parlare col fratello di questa persona che è scomparsa, poi è una cosa che di un rapporto un po' più intimo. Certo che sì. Io, se ora dov'è abbiamo la nostra artista. Grazie. Allora, Sisetta Zappone è un artista cittanovese che sta girando in tutto il mondo. E quando abbiamo chiesto, proprio dando questo concetto di voler fare un omaggio alla signora Mannoia, abbiamo costruito, cioè ha fatto quello che è la sua, diciamo, specialità, che sono le acque forti. E ora lo spiegherà direttamente lei. Grazie. Allora, questo è un piccolo omaggio. Aspetta che metto gli occhiali, sennò non lo vedo. Sono le stampe, ma secondo me la matrice è anche questa. Sono io, sono molto brava a fare i tratti, però queste sono le costellazioni, quindi una stella tra le stelle. Grazie. Ma l'ho chiamata una voce universale perché secondo me lei in questi anni ha rappresentato diciamo, riuscita a trasmettere a tutti un messaggio di amore e di positività. Grazie, sono tante versioni della stessa nostra, perché come una grande interprete come lei, che ogni volta canta anche faccio tante versioni. E quindi ho fatto diverse versioni anche della stessa lastra. Sono bellissime, veramente, grazie. Naturalmente sono, come richiamo nel Cittanova, che c'è il suo simbolo. Qua c'è il simbolo dello stemma di Cittanova, e qua invece poi ci sono le costellazioni sincretiche, certo, che con la luna, e c'è anche un po' di un richiamo anche alla femminilità. La matrice è sua, lei ne può fare quello che vuole. La matrice si può ancora stampare, sicuramente le piace, può farne addirittura stampare altre. Grazie infinite, sono questo bellissime, veramente belle. Grazie. Facciamo una foto. Aspetta, me li levo gli occhiali. Grazie. Francesco, guarda un attimo. Sì. Grazie.
Grazie. Questo grazie naturalmente tanto. È anche l'omaggio del custode. Ah, è questa la cosa. Un mostro artigiano. Anche questo. Grazie, veramente grazie. Questo è veramente molto bene. Queste sono 12 stampe. Io ne ho fatte 12, sono 6 per il numero di tutta nuova. Grazie. E 6 per lei. Grazie. Grazie. Un altro, una cosa che ho fatto meno di 10. Poi c'era il saluto che voleva fare la presidentessa di Piana, Piana Lisa. Grazie. Un piacere conoscerla, noi l'abbiamo conosciuta a Firenze, l'abbiamo nominata come nostro punto di cantante di riferimento. Grazie, grazie. È aperto allora con la canzone Io non ho paura, è stato un pochino, esattamente, esattamente. Serve tanto perché questa nostra associazione nasce proprio per questo, tirar fuori la paura che si è avuta per tanti anni. Cittanova ha avuto anni di paura e di silenzio. Adesso vogliamo venire fuori, siamo venuti fuori già 10 anni fa, stiamo cercando di portare in giro le nostre storie, raccontare non solo la cronaca che una può leggere nel giornale, ma raccontare quello che c'è poi dietro, il dolore che tu hai nel vivere quello che ti succede. E quindi stiamo andando avanti adesso insieme al sindaco, abbiamo messo su un po' di progetti e uno di quelli è stato incontrare lei, avere il piacere di incontrare lei. Ne sono felice, onorata. Io ho sempre pensato e continuo a pensare che questo paese lo cambierai subito. Sì, sarà dura. Il percorso è lungo, abbiamo, e percorso è lungo, noi stessi. Però è questo che secondo me dobbiamo fare. Cittanova è anche un buon esempio, perché ha avuto un buon esempio. Buona reazione tanti anni fa, e puntando proprio sulla cultura, che io penso che... Ed è quello. E permettetemi anche di ringraziare il lavoro delle associazioni, anche dell'associazione Calomena, che ha consentito di fare insieme al lavoro di tanti altri, però il lavoro dell'associazione Calomena è importante, perché se oggi è un percorso che dobbiamo fare tutti insieme, certo. Partire da loro, certo. Perché, sì, i bambini sono loro il futuro, che dobbiamo ma partire. È a loro che dobbiamo raccontare le storie, esatto, per non andare nelle nostre paure. Loro sono il futuro e loro saranno quelli che cambieranno le cose. Ce lo auguriamo. Se non dovrà essere così per forza, ma anche a piccoli passi, anche se è difficile, però secondo me ce la possiamo fare. Ce la dobbiamo fare, esattamente. E qui è così, si cambia un po' la mentalità anche nostra, no? Degli italiani in generale. Che scambiano il diritto per il favore, esattamente, perché ce noi ce l'abbiamo proprio nel sangue, no? Questo di scambiare il diritto per sì, il favore. Sì. Purtroppo nel sud è un po' c'è più radicato, più, un po' più radicato. Però quando scardiniamo questa cosa diventa un'offesa nel momento in cui non fai il favore. Esatto, e quando cominciamo a renderci conto che i diritti sono diritti e non sono favori, questo quando cambiamo noi tutta la nostra mentalità in base a questo, che da qui si parte, perché no. Nelle famiglie italiane in generale, quando abbiamo bisogno di qualcosa, di una lastra, di un documento, ci si rivolge all'amico. No, quella domanda di rito è: ma non conosciamo nessuno? La domanda è: non conosciamo nessuno. Perché è tutto avanti per. Allora, quello il medico ti fa passare avanti perché lo conosci e non ti fa fare 3 mesi per la lastra, quell'altro ti fa passare avanti perché è tutto un chiedere, tutto un favore. Mentre invece. Non ci dimentichiamo che sono diritti, non favori. Ecco, per cui è loro che dobbiamo cercare di cambiare la mentalità. Noi ci proviamo, ci stiamo provando, almeno con la mia associazione è 10 anni che ci stiamo provando. Sono tante persone di buona volontà in Italia, non ne parla mai nessuno. È vero. Si parla sempre delle cose, se pensi che l'Italia è il paese che ha più volontari d'Europa. D'Europa, siamo il paese con più volontari d'Europa, questa la dice lunga, no? Sono volontari dell'oncologia, ci sono volontari delle associazioni, ci sono volontari che raccolgono immigrati, sono volontari. Il fatto che c'è una parte malata che però
forse prevale. Non so, però, quando noi, dobbiamo arrendere. Però noi non assolutamente no. Assolutamente. Noi vogliamo credo fare di rappresentare. Esatto. Facevamo un commento con la signora. Intanto è uscito il sole. Meno male. Facevamo un commento con la signora poco fa. Da quando con Don Luigi, la sera del 10 dicembre, abbiamo così verificato questa bellissima cosa tra il comune di Cittanove e Vimodrone, questo gemellaggio voluto da Don Luigi Ciotti tra la biblioteca di Vimodrone e il... Ci sono andato? A Polistena, io mi sono trovato al suo fianco senza accorgere, ero lì presente come sindaco, visto che lei c'era, nella circostanza in cui è stato inaugurato quel palazzo, anche noi abbiamo preso un bene sequestrato, abbiamo fatto la caserma, il comando dei vigili urbani, lo dovremo raggiustare e poi fare il passaggio ufficialmente. E volevo dire che in questa circostanza, in questa intitolazione di questo gemellaggio voluto da Don Luigi Ciotti, che poi concretizzeremo ora il 23 di questo mese, noi siamo stati il primo trono a Biblioteca Via Carotolo e ora verranno loro qua nel nostro centro intitolato a Francesco Vinci, a tutte le vittime innocenti di mafia. È un percorso che abbiamo iniziato con l'associazione, questa è una tappa e la sua presenza in questa tappa la rafforza. Bene, sono felice di farne parte. Grazie, ringrazio voi, non dovete ringraziarmi, solo ringrazio voi che mi avete invitato in questa serata e questa iniziativa. Per cui grazie a tutti, grazie a lei. Grazie.